Il maestro, oltre a essere quello che ti mette in guardia, è quello che anche ti aiuta ad affrontare il sentiero della vita. Tenete sulle braccia, la guardia giusta, difendete dai colpi degli avversari. I miei ragazzi mi rispettano tanto, mi vogliono bene, ma io ho un segreto per farmi rispettare, rispetto prima io loro. Bisogna essere più continui, bisogna essere continui ragazzi. Credo che loro in una palestra devono trovare prima amore e poi spunti tecnici. Così, continuazione! Ecco, hai visto il sinistro basso? Mi dà più soddisfazione il fatto di aver aiutato i ragazzi a crescere meglio di come crescerebbero stando in mezzo alla strada senza una guida sicura. Non insegno i ragazzi a perdere, io insegno ai ragazzi a dare il massimo di se stesso sul ring. Quando un ragazzo scende dal ring dopo aver dato tutto quello che ha, non ha mai perso. La box non è violenza, bisogna essere aggressivi e anche nella vita, se non aggredisci i problemi che tu affronti e quando li risolvi. Un ragazzo che vuole diventare un campione deve ben regolare la sua vita all'esterno della palestra. Non è sufficiente essere allenarsi 2 o 3 ore in palestra e poi buttare alle ostriche quello che si è fatto passando delle serate in discoteca, bevendo o fumando. Io non recito niente, io mi esprimo come sento di essere. Certo che non sono convinto che tutte le volte che mi rivolgo a loro lo faccio con il dovuto garbo. Sposto e rientro subito. Stai più dritto, ti vedo troppo piegato su di te. Stai più dritto, lavora più lungo. Alza questa mano, è uno scudo. E loro mi dovranno scusare per questo, ma io quello sono io sono Domenico Brillantino, sono fatto così.